Francesco Monte ritorna a Uomini e Donne. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Francesco Monte, fotografato nei camerini di Uomini e Donne. Francesco Monte è ancora al centro del gossip dopo lo scandalo scoppiato all'Isola dei Famosi, in seguito alle accuse mosse da Avenger. L'ex attrice ha dichiarato che Monte avrebbe fumato marijuana durante il reality, rischiando persino 12 anni di detenzione, pena prevista in Honduras per il fatto. Francesco ha deciso di non avere alcun confronto negli studi televisivi con Eva, ma di difendersi nelle sedi opportune. L'ex naufrago ha pubblicato una foto, che sembrerebbe scattata proprio nei camerini di Uomini e Donne. Che il giovane sia stato chiamato da Maria De Filippi, dopo le polemiche, che lo hanno investito, per chiarire come stanno le cose? In fondo, la sua carriera televisiva è partita proprio dagli studi del fortunato programma di Canale 5. Molti si sono chiesti se Francesco intenda salire sul trono ed essere corteggiato in TV, ma il ragazzo ha dichiarato di avere un interesse per Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, ancora sull'isola. Il fatto che Francesco si trovi negli studi di Via Tiburtina potrebbe voler dire anche che il giovane sia passato a salutare colei a cui deve tanto, Maria De Filippi. Francesco nei camerini di Uomini e Donne, ecco la conferma. Francesco si trova proprio nei camerini della trasmissione, come confermato da un video postato dall'agenzia del fratello Stefano. Giorni fa è stata pubblicata da Jeremies Rodriguez una foto proprio nei camerini degli studi Titan News di Via Tiburtina, il che farebbe pensare che la De Filippi abbia dedicato uno spazio per tali ospiti. Potrebbe trattarsi anche di un nuovo trono, quanto a Jeremias, ritornato single di recente, dopo la fine della sua storia con Sara. A parte tali fotografie, non vi sono altri indizi, che facciano ritenere che i due si trovino alla corte di Maria, per cui non resta che attendere la messa in onda delle relative puntate. I fan di Monte attendono con ansia di vedere il loro beniamino di nuovo in TV, visto che il giovane non è molto propenso a varcare la soglia degli studi televisivi dopo la polemica, che l'ha investito di recente. C'è da dire che il ragazzo si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda, respingendo le accuse della Avenger. Pare, però, che Striscia la Notizia abbia diffuso un video in cui le medesime accuse verrebbero confermate anche da un'altra ex naufraga, la fashion blogger Chiara Nasti, ritiratasi dal reality. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.